buongiorno a tutti. Vorrei iniziare ringraziando in nome dell'Associazione Semi Senza Barriere in qualità di rappresentante legale di quest'ultimo, la Commissione Straordinaria e i Servizi Sociali dei Comuni di Merito Porto Salvo, della loro presenza e per tutto il supporto ricevuto che hanno consentito di raggiungere questo importante obiettivo, cioè quello di attivare sul territorio un nuovo servizio al cittadino assente fino ad oggi. L'Associazione Semi Senza Barriere è un organismo non lucrativo di utilità sociale attivo sul territorio del Cerco Umano, nato dall'esigenza di colmare una mancanza vivamente sentita in ambito sociale relativa allo stato di emarginazione e discriminazione sociale delle persone con disabilità fisica o sensoriale che vivono nel quotidiano. Con la conferenza di oggi si comunica alla cittadinanza militese l'attivazione di questo nuovo servizio per i cittadini raggiunto attraverso una partnership tra l'Associazione Semi Senza Barriere e il Comune di Merito Porto Salvo nell'ambito del progetto DIS Integrabile. Si tratta di un servizio diurno di tipo socio-occupazionale rivolto a persone con disabilità fisica e sensoriale. La finalità del servizio è di favorire l'integrazione della persona con disabilità nella realtà sociale in cui vive attraverso lo svolgimento di attività multidisciplinari. Le attività proposte si configurano nell'insieme come interventi multidisciplinari e di supporto finalizzati a migliorare la qualità della vita, ampliare il livello di autonomia personale nella gestione di bisogni quotidiani, sviluppare capacità relazionali, cognitive e manuali e favorire la conoscenza e l'integrazione nel territorio come precondizione per un suo utilizzo più consapevole e autonomo. Le attività hanno lo scopo in generale di mantenere o migliorare le abilità della persona per favorire l'autonomia personale e sociale come precondizione di una maggiore consapevolezza e fiducia di se stessi come risorsa per sé e per gli altri. Il programma delle attività prevede laboratori differenziati durante la settimana con una strutturazione differente nel corso delle giornate, lavori di gruppo nei laboratori alternati con momenti ricreativi di socializzazione basati sul confronto con operatori specializzati operanti nel territorio e attività integranti esterne. Le attività in laboratorio sono pensate come strumento che consente di esternare e valorizzare le risorse umane e le capacità cognitivo, manuali ed espressive dell'utenza. Il servizio è interamente gratuito in quanto basato e svolto in collaborazione con i servizi sociali comunali si avvale del supporto di operatori sociali qualificati, alcuni dei quali presenti quest'oggi. Per accedere al servizio è sufficiente rivolgersi ai servizi sociali del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile inoltre consultare il sito www.insiemesenzabarriere.it. Vorrei concludere prima di rispondere ad eventuali domande ringraziandovi nuovamente per l'occasione concessa di presentare pubblicamente il nuovo servizio e ringraziare tutti voi per l'attenzione ricevuta. Grazie. Quale ha già aggiunto, da quando siamo arrivati, insomma, questa è una realtà che ha dei punti di eccellenza in materia di aiuto alle persone in difficoltà. Abbiamo avuto modo di andare a visitare l'altra associazione, anch'essa presente e operante all'interno di una struttura recuperata a buone cose. E con Pasquale, insomma, fin dall'associazione abbiamo cercato fin dall'inizio di trovare una soluzione, di trovare uno spazio tra i tanti che sono disponibili qua a Merito. Purtroppo tanti spazi spesso inutilizzati anche perché è difficile farli ritornare a normalità o perché nel tempo questi spazi si sono persi o perché prima che venissero riacquistati sono stati altamente distrutti proprio per non farli riutilizzare, perché questa è la regola come tutti sanno. Quindi ci è sembrato molto significativo sia come commissione straordinaria sia come impegno di funzionari del Ministero dell'Interno che sono da tempo impegnati a cercare di far fruttare le strutture in
non lasciarli all'abbandono, in maniera emblematica dare la possibilità a chi si sta impegnando in maniera assolutamente disinteressata e con anche grande coraggio, un coraggio che noi invidiamo, insomma, perché è una terra con tante difficoltà, attivare servizi come questi insieme ad un comune che per un anno avrà ancora la nostra gestione, ma che da maggio prossimo avrà certamente una gestione politica sana, noi siamo sicuri di questo, che continuerà certamente a seguire questo tipo di iniziative, perché sapete, anche far morire queste iniziative è un segno che i colleghi della prefettura osserveranno, questo ne sono sicuro, quindi quando fiori come questi spuntano, farli morire è sintomatico di qualcosa che non va. Azione, colgo l'occasione, rubo qualche minuto in più, visto che tante volte si dice che la Commissione non fa conferenze stampa, ma non lo fa perché noi cerchiamo di comunicare ciò che facciamo, di non vendere fumo, e cioè che in questo periodo ci stiamo muovendo anche per attivare delle iniziative pubbliche esterne, delle iniziative a partire dalla vita, questa è la seconda, in cui anche con i pochissimi soldi che l'Unione ha a disposizione si possa far vedere quello che si sta cercando di ritornare alla collettività. Io ricordo un incontro in cui c'erano anche molti dei presenti, il rappresentante di Libera accusò le commissioni straordinarie di non fare degli atti che fossero evidenti, che fossero visibili, che fossero concreti. Beh, io posso dire che questa commissione ha stanziato 220.000 euro per rifare tutte le strade del Comune di Medico, andando a operare attraverso una devoluzione di un conto. Capisco che i cittadini a casa fanno fatica a capire parole difficili, significa sostanzialmente impiegare dei soldi che erano stati richiesti per fare altro, non per aggiustare un buco, perché le buche si possono aggiustare mettendo un tappeto che si rompe dopo pochi giorni, ma per rigrattare le strade e rifarle con un appalto che chiaramente seguiremo, e quindi siamo sicuri che questi 220.000 euro saranno utilizzati per le strade. Così come iniziative concrete presso il mercato coperto, che cercheremo di restituire anche alle iniziative utili per gli altri, e azioni che stiamo mettendo in campo per garantire un'estate pulita nei limiti in cui questo è possibile. In questo contesto Pasquale citava la possibilità per i cittadini che hanno bisogno di andare presso i servizi sociali. Queste sono le attuazioni concrete di quello che la legge dice di partenariato pubblico-privato. Anche a merito questo si può fare, anche a merito un assistente sociale può rispondere a chi ha bisogno e collaborare con il privato per cercare di dare un aiuto a chi ha maggiori difficoltà. Ovviamente queste sono le cose fattibili con le poche, pochissime risorse che in questo momento il Comune ha a disposizione. Ma è evidente che su iniziative di questo tipo e sul sostegno ad iniziative di questo tipo la Commissione darà ogni attenzione possibile. Ma ci ha detto tutto il dottor Giannelli, ha già detto ampiamente Pasquale quello che doveva dire. Noi siamo felici di poter essere vicini a Pasquale, l'associazione che nasce l'iniziativa di Pasquale, di poter collaborare con lui pienamente, di poter dare qualcosina in più, che stiamo aspettando, che arrivi non appena qualche prefetto verrà eletto. Ma un comune non ha i soldi e deve trovarli, l'unico modo per trovarlo per noi, perché altrimenti le strade non si sarebbero potute aggiustare, come non si sarebbe potuto fare un altro lavoro che abbiamo messo in campo, che è quello di risistemare tutta la circolazione, rifacendo per esempio le strisce pedonali. Non è che noi, dico ai cittadini che ascoltano, non vediamo le strisce pedonali cancellate nella maggior parte dei casi, le vediamo. Fra l'altro ce ne preoccupiamo perché la legge dice chiaramente che a pagare siamo noi, non è nessuno altro. A quel punto però per farlo devi trovare delle risorse. Le uniche risorse disponibili, lo ripeto, sono quelle che noi abbiamo su mutui contratti in precedenza. Per noi che ci prendiamo la responsabilità di dire servono meno che le strade, e dobbiamo però dire a chi ci ha prestato questi soldi, quindi i mutui sono soldi prestati dalla Cassa Depositi e Prestiti, che li reindirizziamo su queste nuove esigenze. Fra l'altro ci sono anche, lo dico, strade che si era immaginato di realizzare che forse non verranno.
verranno più realizzate, perché erano strade che finivano in Campania, e quindi probabilmente quei soldi, tanti soldi, verranno utilizzati a opinione della Commissione per dei servizi un po' più diretti per i cittadini. Poi succede una cosa strana, volevo l'occasione per dirlo, insomma, così come la villa fu vandalizzata e noi l'abbiamo rimessa in campo senza spendere una lira di servizi esterni, ma soltanto con il lavoro dei nostri operai, che ovviamente verranno a ripulire la struttura, se qualcuno ce l'avesse segnalato, perché è bene che i cittadini sappiano che non i commissari, ma qualsiasi sindaco non deve fare il dirigente o non deve fare l'operaio, perché c'è già chi viene pagato per svolgere questa attività. Quindi i commissari oggi vedono la struttura in queste condizioni e faranno una bella figura in poco tempo, perché ci vuole poco a fare questo lavoro. Ma sono tante altre le cose che ai commissari non vengono dette. Ed è bene che questo è un fatto notorio, un po' per distrazione, un po' perché poi i commissari ci guardano e cercano di risolverle. E per esempio appena i commissari hanno dato indicazioni di rifare tutta la segnaletica stradale del comune di Medito, è capitato che le patine comprate siano state rubate. Allora sono delle piccole coincidenze, lo dico a chi le ha rubate, le stiamo ricomprando perché noi le rimettiamo, che come abbiamo riaperto la villa vandalizzata, noi la riapriamo con un sistema di telecamere collegato con le forze di polizia e con gli allarmi. Evidentemente però i commissari non possono stare attenti al se, come noi venendo in macchina qui ci troviamo di fronte a tre macchine che si fermano in mezzo alla strada e non fanno passare più nessuno, o al camion che arriva per arrivare all'interno di un locale a scaricare proprio il traffico di tutta la circolazione. Cioè voglio dire, chiediamo da questo punto di vista, così come è giusto venire in comune a preoccuparsi in questo momento, con l'occasione per dirlo, che è dato per senz'altro perché si è bruciata la pompa, quindi il comune lo sa che si è bruciata la pompa, sta intervenendo con gli operai e con la squadra, ma si sta facendo fare anche un preventivo per vedere quanto costa la pompa. Come quando a casa ci si rompe la lavatrice, bisogna vedere se si hanno in casa i soldi per fare in modo che la lavatrice possa essere comprata nuova. Quindi appena tanto lo sappiamo, non stiamo dormendo, i commissari lo sanno, si è bruciata la pompa. Poi tutti i cittadini hanno ben ragione a lamentare i servizi quando non funzionano. Cogliamo questa occasione per dire che però la maggior parte dei cittadini continua a non pagare le tasse. Tasse che i cittadini, che la Commissione non ha aumentato al massimo, cercando di evitare il dissesto finanziario. Allora, è come qualcuno che cerca di metterci la faccia, perché sottolineo che la Commissione, se avesse dichiarato il dissesto, avrebbe segnato una bella riga per terra tra la propria gestione e quella precedente e non si sarebbe assunta nessuna responsabilità, andando sì, giustamente in quel caso, forse non aver coraggio e forse un pochettino, a giusta ragione, essere accusata di essere una buona. Però, come in una casa, se io ho cercato di non comprare i vestiti nuovi, se io ho cercato di non comprare la macchina nuova, ma non mi danno l'alimento per coprire ciò che esce e ciò che entra, il comune non farà molta strada dal punto di vista economico. Quindi segnalo che continuare a non pagare le tasse significa far andare in dissesto il comune e quindi per legge avere le tasse al massimo. Significa non avere più la possibilità di impiegare personale in comune, di non poter più spendere soldi per risorse, aiutare nemmeno iniziative come questa. Lo dico perché è giusto, lo dico da commissario, da viceprefetto e da meridionale, giusto aumentare i servizi, ma i servizi non vengono dal cinema. Bene, altra cosa è pretendere che i soldi vengano usati bene, e su questo noi stiamo cercando di fare di tutto per attuare in comune la trasparenza. Trasparenza significa pubblicare le delibere, avere un sito che sia aggiornato, avere la tracciabilità di quello che viene fatto. Quindi questo è giusto pretendere. Però prima bisogna fare il proprio dovere, perché il comune di Medito è pulito. L'immondizia per terra non c'è se non imposti residuali. Quando si limpia, si limpia perché le discariche non prendono l'immondizia. Nel frattempo però il comune continua a garantire il servizio. Lo dico oggi, così come si garantisce l'illuminazione, si garantisce l'apertura degli spazi, si garantisce l'intervento degli operai senza chiedere niente all'esterno. E però io cosa faccio per contribuire al mio comune? È giusto criticare il comune quando si paga la lampada votiva al cimitero da parte di un morto, perché questo abbiamo trovato e stiamo cercando di risolvere anche questo, perché tutti i conti, per capirci, la bolletta dell'uno rispetto alla bolletta dell'altro e l'intestazione dell'anagrafe non erano allineati, quindi poteva capitare che il morto avesse la bolletta, lo dico molto chiaramente. Però una volta fatto questo, una volta messo un ruolo da 8 milioni di euro, se ne entrano 600 mila,
voi capirete bene che il comune non ce la fa. Ora noi capiamo bene tutto questo. Se avessimo più soldi, vi assicuro che li utilizzeremo bene, e certo non per portarci a casa o per fare altri, ma per tornare servizi ai cittadini. Questa è l'unica esperienza, lo diciamo con orgoglio, perché nessuno l'ha fatto, in cui per il comune di merito hanno lavorato fino adesso circa 10 persone. Quindi cittadini di merito che non fanno più la fila per stendere la mano e chiedere aiuto, ma che lavorano per il comune con i voucher pubblici e con i contributi pagati all'origine. Quei servizi di pulizia del comune li fanno delle persone di merito attraverso una graduatoria fatta attraverso l'ISE. Potrà pure essere criticato così. I cittadini forse sanno che è uscito il bando per la nuova graduatoria delle case popolari, il che significa che forse il comune ha finalmente un'idea di quante siano le sue case popolari e quindi sta facendo i controlli, evidentemente, lo dico, perché se qualcuno sa di non occupare legittimamente la casa, meglio che salutare, perché ce ne stiamo per accorgere, o chi casomai in estate pensa di subaffittarla a chi viene da fuori, stia attento. Questa volta arriveremo a controllare chi sta nelle case, perché guardate, è abbastanza semplice rendersi conto delle case vuote, siccome noi veniamo in comune controllare, in inverno sono tutte vuote, poi all'improvviso di anno ci sarà qualcosa che non funziona. Cioè, lancio questi messaggi, che colgo anzi l'occasione della scuola, per dire delle cose, perché tante volte la commissione è in silenzio, anche perché il nostro è uno stile da funzionare. Non dobbiamo farci campagna elettorale, no? Nessuno ci ha votato, anzi aspettiamo il contributo dei cittadini anche per conoscere delle cose che non sappiamo. Alcune volte ci vengono imputate delle critiche, giusto, non le accettiamo, ma se non lo sappiamo facciamo fatica. Pochi minuti fa è venuto un signore di Benedetto che conosco, che è parte, me l'ha detto in diretta, ho chiamato il responsabile, il quale mi ha detto quale fosse il problema di Benedetto. È chiaro che tra noi possiamo garantire la conoscenza del problema e impegnarci per cercare di risolverlo, ma la bacchetta magica noi ce l'abbiamo. Quindi se c'è una crisi derivata, per esempio, da congiunture vetuste, che a merito ancora si fanno alcune manovre a mano, e abbiamo già le progettazioni per renderle moderne, ma non di rigore. Però questo è un lavoro che si spalma negli anni, lo dico scherzando, da viceprefetto, un sindaco fa un mandato di 5 anni e quasi sempre al secondo mandato per farsi rieleggere dice che ce ne vogliono 10. Noi siamo arrivati, non c'è stata in questo comune una commissione d'indagine, per lì c'è la commissione d'indagine, quella che lascia una traccia, quindi noi siamo entrati al buio, come uno che entra in una struttura e non sa nemmeno di chi fidarsi, nemmeno di chi conosce. Quindi immaginate cosa questo appunto se lo dica ai cittadini, perché è ingiusto, cerchiamo di metterci la faccia, no, non ci tiriamo indietro, i giornalisti lo sanno. Penso che non abbiamo mai detto no all'intervista anche sulle domande più scomode. Quando Vinci dice non vi siete accorti che le steppaie, noi non ci offendiamo, diciamo anzi, meno male che ce l'avete detto, che facciamo aggiustare. Non siamo pericolosi. Cioè la stampa e chi ci fa la segnalazione per noi è un contributo. Poi diciamo ci arriviamo. Quindi anche per associazioni e iniziative come queste, l'abbiamo già in campo, la scuola lo sa, stiamo cercando di recuperare altri beni confiscati. Libera ci ha chiesto la possibilità di avere uno spazio medico, abbiamo detto immediatamente sì, Libera per la prima volta ha fatto un incontro al medico nella sala del Consiglio Comunale, e noi riteniamo che quella sia la sala in cui la democrazia ha il suo massimo, la sua massima espressione. Prima siamo arrivati in un ritardo perché abbiamo ricevuto dei rappresentanti di alcune associazioni, cui abbiamo ricordato la possibilità, quando il Consiglio Comunale c'è, di inviare delibere in prefettura nel momento in cui qualche delibera fosse sospetta. Speriamo non ce ne sia più bisogno, ma lo Stato fa fatica a dare una mano se nessuno lo avverte. È la stessa cosa che succede per i commissari. Quindi se noi avessimo a disposizione delle cose in più lo faremmo, soprattutto perché siamo convinti che ciò che cambia certe cose sia la cultura, sia la possibilità di alzare le barriere di prevenzione culturale e amministrativa. Capisco che sono cose che fanno in effetto, sono di impatto, però nel tempo sono quelle che evitano che certi mali possano tornare. E noi pensiamo che iniziative come queste costituiscono degli aspetti importanti, anzi fondamentali, non importanti, solo come c'è giusto nella scuola per le persone che vivono una disabilità, ma anche per consentire di essere ascoltati, perché molte volte questa è la difficoltà che abbiamo meridionali, conosciamo bene, la difficoltà è farsi sentire, avere un punto di riferimento disinteressato. Quindi
noi speriamo che insomma i cittadini, noi faremo un'altra assemblea pubblica, proprio occasione per dirlo, ne faremo un'altra, sperando che vengano più cittadini e meno politici, in cui possano essere veramente cittadini a parlare con noi, anche a rappresentarci delle cose che non vanno, delle difficoltà, possibilmente non solo per interesse personale, insomma, ma per interesse un po' più ampio. Quindi mi fermo qua e auguro alla squadra di poter, auguriamo alla squadra di evoluzione di poter continuare al meglio questa esperienza. Grazie. Chi sono questi?